Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un buonasera a tutti da Aldiano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro. Abbiamo il grande piacere di ospitare stasera il dottor Carlo Palermo, ex magistrato, avvocato, deputato della Repubblica, ma soprattutto tenace ricercatore di verità documentali. Grazie dottor Palermo di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato e speriamo di riuscire a esprimere qualche concetto utile per gli ascoltatori. Le sue tematiche sono molto interessanti. Allora, per chi non la conosce, do alcune informazioni salienti. Lei è stato procuratore aggiunto a Trento dal 1975. No. Sono stato giudice istruttore a Trento. Allora mi scuso, ecco, giudice istruttore a Trento e poi a Trapani dell'85 all'89. Procuratore. Ecco, dove le sue indagini su un grande traffico di armi e droga si intrecciano anche con quelle di un altro coraggioso magistrato, Ciaccio Montalto. Questa indagine la porta a toccare pericolosissimi fili invisibili che saranno la causa dell'attentato del 2 aprile dell'85 a Pizzolungo, vicino Trapani. Indagini di armi, droga, mafia, trafficanti orientali, ma anche servizi segreti, logge massoniche, figure legate in qualche modo anche all'attentato al Papa. Quindi un intreccio di interessi palesi ma anche occulti, come avremo modo di capire durante l'intervista. All'attentato lei sopravvive grazie ad un evento imprevisto. Nell'attimo in cui viene fatto esplodere un'autobomba, la sua auto sta superando quella di una mamma con due gemelli a bordo, che farà da scudo all'onda d'urto. E il sacrificio di Barbara Rizzo, 30 anni all'epoca, e di Giuseppe Salvatore Asta le hanno restituito, come ha ricordato lei nell'ultima commemorazione, le hanno restituito 37 anni di vita, 37 anni di vita che lei ha cercato di dedicare alla ricerca della verità sulle ragioni dell'attentato. Però questa ricerca la porta a scoprire un attentato molto più grande, molto più profondo di quello suo personale, con un attentato agli ordinamenti democratici, diciamo, del mondo intero, un attentato alle libertà fondamentali, potremmo dire, di ogni singolo essere umano, come emergono un poco dagli ultimi libri che lei ha scritto. Ecco, un'ultima riflessione, lei scopre nei suoi numerosi viaggi, soprattutto negli Stati Uniti e a Trapani, logge massoniche che ordiscono una presa di potere mondiale e lo fanno provocando continui conflitti planetari, atti terroristici, uso criminale della finanza. E oggi viviamo scenari apocalittici e nel conflitto oggi nel cuore dell'Europa possiamo dire che potremmo vedere la bestia che viene dal mare, quella che viene dalla terra, così come raccontato nell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni, e possiamo vedere l'ombra dell'incubo atomico e delle profezie mariane ai tre pastorelli di Fatima, che parlano di oceani che evaporano.
Io con lei partirei da qui, le chiederei di aiutarci a capire come questi poteri massonici occulti riescono a manipolare le persone, ma riescono a manipolare le strutture democratiche, gli stati. Le chiediamo di darci una chiave di lettura che ci possa aiutare ad essere meno schiavi di quelle che Giovanni Falcone chiamava menti raffinatissime. Dunque, guardi, intanto una precisazione mi appare indispensabile proprio relativamente alla citazione del testo dell'Apocalisse di Giovanni, perché non è casuale la individuazione da parte mia dal 2016 al 2018-19, diciamo, degli eventi attuali, per un motivo che riguarda proprio la figura della bestia, che però non corrisponde a quella che lei ha prima indicata, perché nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, vi è un'altra figura della bestia che individuata nel 17° capitolo. La rappresentazione della bestia che viene effettuata in questo libro è diversa dalle due precedenti, che sono nel 13° capitolo, esatto, che sono additate con il numero 666. La figura che ho individuato personalmente, e io dico la verità che mi fa meraviglia che su questo punto, che io ho chiarito con una certezza che non ammette errori, cioè ciò che io vi dico è, cioè non è possibile confutare quello che io ho descritto nel libro La Bestia, che è uscito nel 18, quindi diciamo così, lontano, in epoca lontana dai giorni d'oggi, da tutte quelle questioni che si sono presentate in questi ultimi anni. Diciamo, ripeto, la individuazione è di una esattezza inconfutabile, perché il numero della bestia, degli abissi, nel capitolo 18 è indicata con il numero 684, è un altro numero. E questo numero dov'è che figura, come è comparso nella nostra storia in modo tale da poter essere individuato e quindi come mai questo segnale è comparso nella nostra storia, materializzato da chi? Ecco, è questo che io vi dico è descritto dentro il libro La Bestia, e ripeto, non ammette errori, io sono andato anche a Parigi per verificarlo, è rappresentato dal nuovo Museo del Louvre, in quanto la piramide del Museo del Louvre è costituita da quattro
o triangoli che... quattro facciate, sì, esatto. Quattro facciate che contengono esattamente 684 specchi che rappresentano un numero specifico perché calcolando e togliendo il numero degli specchi che sono stati dovuti sacrificare per realizzare l'apertura e quindi l'ingresso dentro questo simbolo napoleonico ma egizio, si perviene al numero 666. Conseguentemente, e questo numero 684, nella ricostruzione effettuata nel 1800, in un libro scritto peraltro da uno studioso italiano che fu anche un parlamentare, cioè non parlo di una persona qualsiasi, ed è descritto e indicato il libro e sono indicate le figure che rappresentano la descrizione della parola Mysterion, che è raccontata, espressa nel capitolo 18, ecco perché diciamo vi è una corrispondenza. E secondo la lettura effettuata con l'applicazione dei numeri, cioè la numerazione greca che sostituiva ad ogni lettera un determinato numero, quindi è un'interpretazione greca e non ebraica, la parola Mysterion raggiunge questo numero 684, che rappresenta la somma delle due parole che sono rappresentate da civis ed ecclesia, cioè praticamente le istituzioni che sarebbero degenerate al punto da rappresentare l'inizio di quella che è la fase corrispondente al capitolo 18 dell'Apocalisse, e cioè simboleggia l'azionamento, diciamo, perché è realizzata dall'uomo quest'opera, e l'architetto è stato un famosissimo architetto cinese americano che poi ha anche è stato premiato con i massimi onori a New York da Bush Senior. Quindi stiamo parlando di anche soggetti operativi di elevatissimo livello. Ecco, quindi l'inaugurazione di questa piramide avviene nell'aprile all'inizio dell'aprile del 1989, cioè subito dopo l'abbattimento del muro di Berlino. Ovviamente era stata programmata prima, cioè non è che diciamo come fatto è stato inventato, concepito e attuato nel 1989. No, perché la creazione, la conformazione di questa opera è stata realizzata dall'80-81 da Mitterrand e dai collaboratori
studiosi che quindi hanno fatto proprio questa tesi egizia di rappresentazione della bestia degli abissi, che è la figura iniziale nell'Apocalisse, che sarebbe le rivelazioni di Giovanni, sta a indicare la fase iniziale della fine dei tempi, cioè di quei tempi che poi portano e porteranno a che cosa? Al giudizio universale e allo scontro tra San Michele e il dragone, Bestia, con quella incognita finale che sì, sarà salvifica per l'uomo, cioè vedrà vincere il bene, ma per pochi. Certo. Ma senta, per pochi. Quindi certo. primo segno, comparsa intenzionale di questo segno nel nostro pianeta, in Francia, luogo simbolo di che cosa? Dell'inizio della espansione mondiale della massoneria europea occidentale, in quanto è stata coincidente con l'inizio della Costituzione degli Stati Uniti e della Rivoluzione Francese, cioè alla fine del 1700 la massoneria europea viene esportata, sì che simpliciter, viene letteralmente esportata negli Stati Uniti con quelle caratterizzazioni di luoghi, di nomi, di manufatti, di monumenti e di tradizioni massoniche, che sono tutte quelle presenti si riferisce a queste tipologie, come a New York, come ad Atlanta, cioè e in Georgia, dove Georgia già che esiste una Georgia in Russia, viene realizzato qualcos'altro, poi vedremo. Cioè praticamente avviene dalla fine del 1700, ricordiamoci che si indica con il 1717 la data iniziale della massoneria internazionale con la creazione della Gran Loggia di Londra, però non era solo quella, vi era di particolare importanza la massoneria francese, quella tedesca e quella italiana. Queste sono le principali che compaiono nella ricostruzione, ma sono presenti anche altri paesi. Diciamo che quelle che hanno avuto un particolare significato nello sbocco finale, che è quello rappresentato da quelli che poi ho individuato nei Rosa Croce, sono questi i paesi principali che, la cui massoneria viene esportata all'atto, ripeto, della Rivoluzione Francese e dell'inizio del governo Washington, cioè di George Washington, nasce questa massoneria in cui proprio in coincidenza è una cosa straordinaria quella che si è verificata nelle mie ricostruzioni, perché io prima sono andato in Oriente, in Estremo Oriente, per seguire certe tracce che riguardavano le industrie farmaceutiche, la Monsanto e la guerra in Vietnam, cioè diciamo così operatori che
già avevo constatato legati a quelli italiani, perché c'era stato quell'incidente della ICMESA nel 76 in cui era emersa la presenza della produzione in Italia della diossina, e la diossina era stata utilizzata per la realizzazione delle bombe Orange, tramite le quali gli Stati Uniti hanno realizzato un vero e proprio genocidio, perché apparentemente sarebbero state dirette solo contro il Vietnam, i Viet Cong, mentre invece non è vero, perché recandomi nel Vietnam del Sud all'inizio del 2019, alla fine del 2018, all'inizio del 2019, con estrema facilità, da una parte ho riscontrato che nascono ancora i bambini affetti da quelle malformazioni conseguenti alla ingestione di polveri colorate con le quali veniva distribuito questo prodotto, che quindi non era solo diretto a colpire dall'alto le vegetazioni per in qualche modo essere agevolati nel combattere i Viet Cong. No, perché è stato distribuito nel Vietnam del Sud nelle polveri colorate che venivano mescolate ai cibi. Ecco perché è stato genocidio. È stato genocidio perché è stato diretto a colpire la popolazione di tutto il popolo, gli amici e i nemici. Ecco, dopo aver fatto questo, io sono andato negli Stati Uniti a cercare riscontri dall'altra parte, e li ho trovati, diciamo, anche con una certa facilità, sulla base delle già per me avvenute individuazioni, in quanto ho individuato i luoghi che ho descritto nel libro X-Day. È una cosa meravigliosa, diciamo, sotto un profilo di ricostruzione storica, è criminale sotto altri profili, ma il governo degli Stati Uniti, intendo dire proprio il governo, possono essere i democratici, possono essere i repubblicani, non cambia nulla. Il governo porta il marchio 666, ha capito? Quindi ecco, quello era il 666, la bestia da loro cavalcata, la bestia quindi importata dal XVII secolo, dall'Europa, dal vecchio continente, dalla cultura vecchia che doveva essere governata e oggetto dell'imperium degli Stati Uniti. Ricordiamoci Gladio è un nome che segue questa linea di denominazioni che si richiamano al passato, perché sta a richiamare sempre quell'imperium che gli Stati Uniti hanno cercato di personificare attraverso il loro comando nel mondo. Ecco, rispetto a questa situazione, che quindi dura dal 1700, mi pare 83, una cosa di questo genere, e che vede in particolare poi nella massoneria di Rosa Croce la figura del nostro Cagliostro, che dottore, perché adesso lei va in tantissimi campi, io ho bisogno di capire questa cosa. Allora, nel 89 lei fa partire nel libro La Bestia una specie di azione finale verso, certo, la conquista, certo, del
del pianeta. Quali sono le altre date? Le altre date significative, gli altri eventi importanti. L'altro evento, diciamo che gli eventi importanti e determinanti sono la bomba atomica, cioè il progetto Manhattan, che è stato frutto di un interscambio di forze nelle quali hanno preso parte praticamente soggetti appartenenti a tutto il mondo, anche quelli che dovevano essere vinti e sconfitti tedeschi, cioè praticamente è stato frutto di un lavoro di equipe messo però al servizio di questo imperium. Cioè teniamo presente che questa massoneria, in base ai documenti che io ho reperito e sono originali e risalgono quasi a 100 anni fa, sono rappresentativi della massoneria proprio fascista nazista, sono rappresentativi di questo asse del vecchio continente che ha cercato nella prima parte, della prima metà del secolo XIX, di realizzare questo imperium che avrebbe dovuto soppiantare quell'imperium che era stato delegato agli Stati Uniti, ma l'operazione, come è noto, non è riuscita e conseguentemente dall'operazione Manhattan, che ha usato tedeschi, ha usato ebrei, ha usato italiani, ha usato americani, è nato un reset, perché così è stato allora, che ha stabilito quelli che erano le demarcazioni e i confini e le zone di potere che avrebbero dovuto reggere fino a che dicevano loro. Il segnale è venuto nell'89. L'89, ma era già previsto prima, perché, ripeto, si tratta di attività che sono programmate nel passato, vedono la loro realizzazione e la successiva data semplicemente nel il 9 settembre del 2001, che altro non è che l'11 settembre del 2001, che data che scritta nel secondo il calendario ebraico è il primo capodanno ebraico del ventunesimo secolo, del terzo millennio, cioè è l'inizio è il capodanno del terzo millennio. Queste quattro cifre, perché sono quattro cifre, non le ricordo a memoria, in un diverso loro ordine indicano l'11 settembre, cioè indicano quindi da una parte l'anno e dall'altra il giorno e il mese. È una cosa pazzesca, e queste quattro cifre sono comprese, sono scritte dentro una tavola massonica del 1783 intitolata del Cavaliere Prussiano. Cioè è per dire come l'inizio del terzo millennio ha rappresentato già nelle configurazioni della massoneria pura, questa massoneria che è stata dietro le oligarchie, che è stata dietro le monarchie e la nascita delle nuove manifestazioni
di potere planetario negli ultimi decenni, ma molti, perché stiamo parlando dagli anni 50, 60, che si formano queste altre aggregazioni, però chi porta il marchio massonico sono sempre gli stessi, perché sono due discorsi diversi poi da esaminare. Ecco, vedono quindi già una preordinazione, una previsione, una preordinazione di che cosa? Del subentro nel terzo millennio di un soggetto nuovo che è l'Oriente. Questo è il discorso. Ecco il nome del grande Oriente che impera in tutte le aggregazioni massoniche di un tipo o di un altro, ma la figura dell'Oriente, del grande Oriente, in un modo o nell'altro è presente in queste costruzioni. Perché? Perché sarà il momento, quindi già prefigurato nel 1783, perché c'è una data, è un documento scritto in francese, non è che è scritto in italiano. E il potere deve passare di mano, andare, ecco, verso la Cina. No, per dire. È una previsione di un potere che entrerà nel gioco del governo del pianeta e che conseguentemente, sulla base proprio di quello che io ho ricostruito nel libro X-Day, che ripeto è anteriore alla pandemia, è anteriore alla guerra in Ucraina, cioè poi io nel libro X-Day è diviso in due parti, perché io quando sono andato negli Stati Uniti sono arrivato al massimo, ho detto oddio, ho chiuso, sono arrivato a tutto, ma nel viaggio di ritorno, cioè prima del viaggio di ritorno, il 31 gennaio, mentre io stavo lì, è stata dichiarata la pandemia. Io il 31 mi trovavo a visitare esattamente la costruzione massonica rappresentativa della bestia. È una cosa, tra l'altro, incredibile e irripetibile. È lo stesso giorno in cui Mario Draghi riceve in Germania la croce di riconoscimento massimo della Germania, la croce di Germania, perché cosa? Per avere difeso l'euro e in primo luogo come moneta tedesca subentrata per esercitare il loro potere in Europa. Ed ecco che vediamo che questo elemento tedesco viene a contrassegnare l'elemento, diciamo, di continuità rispetto al precedente periodo in cui c'è stata la nascita del fascismo e del nazismo, con l'interruzione causata dalla sconfitta nella seconda guerra mondiale e poi la rinascita di questo potere dittatoriale supportato da questi elementi massonici direttivi che si trascinano dietro dall'epoca passata per reclamare un potere quando, dato che a livelli elevati quelle cose che dico io sono conosciute, perché io posso averle scoperte adesso. I terzi, se si mettono ad approfondire, rimarranno stupefatti, perché dicono no, non ci credo, non è possibile.
E io dico così, ma guardate che non sono collaboratori di giustizia, qua ci sono opere che sono state fatte, date che sono state scritte, non da me, sono scritte su libri vecchi del 1700 e sopra quei libri ci sono i richiami ai testi egizi, sumeri, di Ovidio, di Dante, di tutte le epoche, cioè in quella cultura che poi è stata chiamata massonica, ma che era in realtà non condizionata dal cattolicesimo, ma era quindi vietata, e che per 2000 anni praticamente si è trascinata nell'ombra fino a manifestarsi. Quindi la manifestazione è avvenuta nel 89 e la manifestazione successiva è stata all'inizio del 2001, che è stato l'inizio della fine dei tempi. Da quel momento scattano, diciamo, queste ultime due decine di anni, che sono quelle nelle quali gli operatori sembra che piano piano vanno a rivestire i ruoli che gli spettano. Conseguentemente l'Europa cerca di acquisire, perché sa, cioè è noto, si sa che avverrà questo, si sa che l'Oriente salirà e l'Occidente cadrà. Cioè ci sarà una rotazione nei poteri della supremazia nel mondo. Però a chi non va bene? Non va bene agli Stati Uniti di essere scalzati dall'imperium che ha ricevuto da 300 anni, e non va bene all'Europa che ha fatto tanto, diciamo così, per superare il colpo e il tramortimento che c'è stato con il fascismo e il nazismo e quanto ne è conseguito. E quindi noi ci troviamo il soggetto dell'imperium che ha governato per delega, il soggetto originario di tutto questo, cioè gli Stati Uniti, diciamo, ecco, gli Stati Uniti, troviamo quello originario massonico, che è quello del nostro paese, troviamo l'Oriente, che e qua c'è un soggetto che è sempre immobile, però è il comunismo, è la Russia. E qua il mysterium, e questo ve lo lascio perché richiede delle spiegazioni in più che ho trovato, e quindi purtroppo vi dico che diciamo che stiamo vivendo esattamente questo momento qui, e quello che io vi ho succintamente descritto, e in cui voi potete individuare, cioè oggi è facile individuare quelle 4, 5, 6 persone che sono i soggetti che rappresentano i protagonisti di questa, che secondo loro non secondo me o secondo la Bibbia, no, queste sono le interpretazioni date da questa massoneria, da queste persone che hanno attribuito questi significati con dei segni che li hanno lasciati e tra di loro riconoscono. Ecco perché è un momento pericolosissimo. È un momento pericolosissimo perché è conosciuto, è saputo dagli interessati che si sta lottando per il potere sull'umanità. Questo è. Ecco,
aspetti. Questo è il discorso. Perché qui c'è, c'è l'uomo, potrei dire 7 miliardi di esseri umani. Che non lei contano ha fatto... niente. Esatto, esatto. Ecco. Non contano, allora, anzi debbono contare di meno, debbono essere di meno. Devono essere eliminati. Ecco, allora io le chiedo, perché questa è l'ottica, diciamo che ci sono poche persone, almeno che io ho avuto modo di conoscere, potrei citare il compianto Giulietto Chiesa, che senza la sua documentazione, ma aveva un'intuizione un poco di questi grandi... Io ho conosciuto Giulietto Chiesa a Mosca, nel 92, perché io sono stato, quando sono stato deputato, sono andato a cercare prove proprio a Mosca, e quindi fui nominato da Napolitano, che era presidente della Camera. Io mi misi in contatto con il presidente della commissione, diciamo, giustizia antimafia, che volevano fare qualche legge, volevano far vedere che facevano delle leggi contro la mafia. Io, dato che seguivo la pista dell'est, degli armamenti che venivano dalla disgregazione dell'Unione Sovietica, e era già avvenuta la strage di Capaci, quindi io seguivo dei fatti, diciamo, di carattere, delle piste di carattere processuale, e quindi ricevetti l'incarico, perché lo volli io, andai a Mosca, ebbi contatti, sollecitai, richiesi questo contatto, e ufficialmente come osservatore per spiegare a loro il reato di associazione, il 416 bis, no? Ecco, questa cosa qui. Materialmente invece stavo lì per cercare gli elementi che, a mio parere, potevano costituire una delle motivazioni e una delle componenti che avevano avuto una parte realizzativa dei piani di Capaci e di Via D'Amelio, quella dell'est, che doveva essere quella degli esplosivi, che poi tanto era esatta che poi nelle perizie il risultato che ci sta questo Sentex, che era presente nell'episodio mio, che è stato presente a Via D'Amelio. Esplosivo di origine slovacca, sì, esatto. Di origine orientale, diciamo così. Sì. Ecco. Poi gli esplosivi si trasportano, venne usato anche nel 92 in Argentina, perché noi abbiamo avuto le nostre bombe in Italia, ma nel 92 vennero anche usate armi dello stesso genere in Argentina dalla stessa organizzazione, e anche con radici analoghe, cioè a livello degli organizzatori dei traffici di quelli che gestiscono questi armamenti, erano gli stessi. E sempre c'è la matrice, la matrice USA, sempre però. Aspetti, dottore, perché io le volevo fare la domanda, che a parte Giulietto Chiesa, che è sempre stato accusato di ordire complotti, in qualche modo lei ci sta presentando una cosa simile, soltanto che lei addirittura può fornire i documenti di questo. Diciamo così. Quello che io le domando, lei ai figli, ai nipoti, agli amici, alla persona che vorrebbe capire di più, come può l'uomo che non conta nulla di oggi e che, secondo quello che lei sta dicendo,
nei disegni deve essere sterminato, portato a, non lo so, 500 non milioni. Conta, non conta l'uomo, non conta. Ecco. Di tutte. Ma come può difendersi quest'uomo? Come può leggere gli eventi? Come può organizzarsi? No, mi permetta, non è vero che non può fare niente. Io allora dovrei dire così, che sono rassegnato, ma io non sono rassegnato proprio per niente. Questo le voglio sentire. Ma quello che io sto facendo è, intanto sto cercando di capire, è già il fatto che l'anno scorso quelle che erano per me state delle ricostruzioni alle quali però io davo molta attendibilità, che ha avuto per le mani il mio libro La Bestia, sa che io ho dato un grado di attendibilità a qualcosa come 105 ipotesi, definendole ipotesi. Ma mi crede se a distanza di 2-3 anni su 105 sono 104 quelle che ho verificato essere esatte, e la 105 è più complessa? Sai che vuol dire? Ma oggi io ho trovato i documenti, io ho incominciato a parlare di questi argomenti, a dire X del giorno di X, prima di trovare i documenti provenienti da questa massoneria, in cui l'oggetto e lo studio dei loro approfondimenti, del loro stesso significato, che da loro viene espresso orgogliosamente, siamo noi che abbiamo dato i colori all'Italia, alla bandiera italiana, si rende conto? Cioè è il documento che significa la paternità massonica dei Savoia e del nostro Stato e dei movimenti che hanno accompagnato l'Ottocento e il Novecento in capo alla massoneria. Lo scrivono loro, e chi lo ha scritto è quell'Aleister Crowley, che c'ha dietro ma 40-50 volumi nei quali scrive che parla dei Rosa Croce. Cioè quel documento che è stato a Trapani, che era a Palermo, è rappresentativo di una storia che è documentata in queste menti, voglio dire, non è che io sto dicendo che hanno ragione, dico così, che non è la dichiarazione di un ignorante, no, è la dichiarazione di un uomo che non solo ne ha fatto oggetto di pratiche sataniche, anche estremizzate con la droga, con tutte quelle cose lì, ma l'ha diffusa nel mondo ed è riuscito a farlo perché? Perché dietro aveva un pensiero di pensatori che risalivano pure a Shakespeare, che risalivano a Dante, che risalivano alla storia dell'umanità, dagli egiziani ai sumeri. Allora uno può, diciamo, rendersi conto e capire che il fatto di essere riuscito a trovare documenti provenienti dai soggetti che già erano additati dalle opere, perché quando tu vedi Washington ti accorgi che ti trovi tra simboli massonici, come i simboli massonici sono piazzati a Roma, l'obelisco in un punto o in un altro a Piazza San Pietro. Cioè sono in certi punti chiave in cui si capisce che accanto a certe istituzioni possano essere
quella del Parlamento, dove ce n'è uno, quella della Chiesa, dove ce n'è un altro. Cioè, è la stessa cosa accade a Parigi, la stessa cosa accade a Washington, che è la capitale. Ci si rende conto che queste che possono apparire solo e semplicemente delle realizzazioni architettoniche per mostra, ma che nemmeno sono proprie, perché anche a Roma non sono mica romane, sono egizie, negli Stati Uniti sono delle copie, perché loro facevano, copiavano i nomi pure delle città, c'è Roma, in Georgia è Roma, che ci aveva pure sette colli. Cioè, ci sono delle storie dietro le realizzazioni dell'uomo che additano, indicano la storia. Allora, se tu riesci a capire questa storia e a renderti conto che oggi a capo di questi soggetti che fanno un gioco di potere spartitorio sulle teste nostre, beh, intanto significa che dobbiamo renderci conto che oggi insieme dobbiamo combattere questa battaglia, che innanzitutto è quella di riuscire a leggerla, a vederla questa verità, è questo quello che dobbiamo fare, e dobbiamo riappropriarci, lo sto dicendo in tutti i modi possibili, delle istituzioni, perché non sono rappresentative del popolo, sono rappresentative di soggetti che oggi impersonano questo potere massonico e paesi che cercano di diciamo salvaguardare le proprie identità. Quindi i soggetti sono 4-5, i paesi, le popolazioni debbono riappropriarsi delle istituzioni. Oggi è questo il problema. Riappropriarsi non è che è proprio difficile. Certo, bisogna riuscire a vincere gli effetti della prima parte di questa grande guerra, quell'effetto che ci ha reso gregge, che ci ha reso pavidi, isolati. E quella è stata la prima fase, la fase di animalizzazione dell'uomo, no? Ecco, tecnicamente è stata tutta costruita, quella è andata bene per tutti, perché? Attraverso la paura. Perché ha attribuito ai governi la possibilità di governare in modo autoritario, cosa che prima era una gara verso la libertà, poi è diventato è subentrato questo strumento che ha legittimato l'esercizio di un potere autoritario, autoritativo, corrispondente a quello degli stati totalitari, punto. È scritto da loro, il modello è Platone. Conseguentemente lo stato platonico, cioè i sapienti sono loro, non è la massoneria della P2, quella che si infiltrava dappertutto, è una massoneria elitaria in cui conta solo chi sta sopra. Non, nella banconota non è un caso che loro rivendicano l'occhio sopra, perché loro fino adesso si sono ritenuti essere loro la luce, solo che oggi si sa che non lo è. C'è stato Trump che ha cercato di dire: ma facciamo i cavoli nostri, proviamo un po' a pensare ai cavoli nostri, e ha posto in essere certe, forse in modo grossolano, diciamo così, perché non è facile condividere, diciamo, certi suoi atteggiamenti, però lui non faceva parte di questa cordata.
non faceva parte, quindi è stato eliminato, è stato tolto di mezzo, e come oggi viene tolta di mezzo la Russia, ma non è così, è sbagliato, perché si deve tener conto della storia, e se si vuole capire e riappropriarci delle nostre istituzioni, noi dobbiamo leggere la storia prima di esprimere i giudizi di condanna che oggi condizionano i governi della guerra. È qualche cosa che la popolazione dovrà fare nel momento in cui lo fa. Io credo che non so se faranno a tempo, perché ancora questi occhi non sono stati aperti, però si incomincia ad avere perplessità sulla esistenza di questa direzione già centralizzata, ma nel momento in cui la popolazione riesce a prendere cognizione di essere ormai diventato semplicemente uno strumento per legalizzare il potere di questi pochi che sono destinati a fruire di questo mondo green. Se è fatto solo per loro e per portare i debiti di ciascuno di noi a far sì che diventi il povero, se non ammazzato dall'epidemia, se non ammazzato per mancanza di soldi. Le sta andando via la voce, dottor Palermo. Le è andata via un attimo la voce, comunque lei aveva espresso il concetto benissimo. Adesso sono le 19:34 e noi abbiamo sforato leggermente il tempo, ma io sono molto contento di aver potuto ascoltare, oltre che la presentazione di come manovra, di come esiste e di come noi possiamo trovare documentata nei suoi libri, io cito gli ultimi tre che sono i più importanti da questo punto di vista, forse gli ultimi quattro, il quarto livello, 11 settembre, ultimo atto, ma poi La Bestia, X-Day e Il Patto, ma anche quest'ultimo concetto con cui lei ci invita ad informarci profondamente e a cercare di ricostruire un pensiero libero di cui lo spirito umano deve essere portatore, proprio per il piacere di vivere e di gustare la vita. Ma di riprenderci le nostre libertà, perché ci sono state soppresse in un modo arbitrario, illegittimo, e vanno riconquistate il prima possibile, altrimenti le dimentichiamo. Ecco, guardi, siamo giunti alla fine, purtroppo il tempo è quello, ma io la ringrazio per questo spirito legato, di combattivo legato ad una magistratura che dei tempi di Falcone, di Borsellino, di tanti magistrati coraggiosi che in Italia, bisogna dire, hanno combattuto per far emergere una verità. Evidentemente nel DNA di quegli anni lei conserva ancora questo spirito, di cui la ringrazio. Io spero di avere l'opportunità di approfondire altri aspetti che oggi non siamo riusciti a toccare in un'altra occasione, perché l'argomento è vastissimo, e la ringrazio di tutto cuore della partecipazione. Grazie a lei, alla prossima, e andiamo. Alla prossima. Grazie, dottor Palermo, e un abbraccio da Alviano Appi a tutti, e dall'associazione Il Sicomoro, a risentirci, una buona continuazione nelle frequenze di ascolto di Radio Science. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.